Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ma l'evento che più ha segnato il suo
con lo poco scetticismo, diventata poi l'esperienza più significativa del suo episcopato, tanto che anche dopo aver lasciato la residenza di Civitavecchia, ha mantenuto uno stretto legame con la chiesa di Sant'Agostino, dove ha voluto celebrare il 60° della sua ordinazione sacerdotale nel 2013. Dopo aver celebrato con impegno l'anno santo del 2000, ha voluto lasciare come ricordo nel passaggio del millennio la porta di bronzo di questa cattedrale. Pur avendo lasciato la diocesi, non ha mai cessato di interessarsi alle sue vicende, partecipando fin quando le condizioni di salute glielo hanno permesso alla messa crismale e alla festa patronale di Santa Fermina. Ha pubblicato diverse opere lungo l'arco della sua vita, ha collaborato con articoli su varie riviste ed ha tenuto programmi con Radio Maria. Il suo funerale è stato celebrato a Bucarest, in Romania, il 26 agosto dal nunzio apostolico e il suo corpo è stato tumulato nella cappella delle suore del cuore immacolato nel cimitero di Bucarest, in attesa di conoscere e di seguire le sue eventuali disposizioni testamentarie. L'occasione della morte di Monsignor Grillo, anche la Segreteria di Stato, Papa, ha indirizzato al Vescovo di Luigi Marucci questo telegramma. Appresa la notizia della dipartita di Monsignor Girolamo Grillo, canonico della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e vescovo emerito di Civitavecchia Tarquinia, il Santo Padre Papa Francesco desidera porgere a lei, ai familiari, al presbiterio e ai fedeli della diocesi le più sentite condoglianze. Egli assicura la sua partecipazione al lutto che colpisce quanti lo hanno conosciuto e stimato, ricordandone la testimonianza sacerdotale nel servizio alla sede apostolica, come pure la dedizione al popolo di Dio a lui affidato, prima quale vescovo di Cassano e di Ioglio e poi di questa chiesa locale. Sua Santità eleva fervide preghiere al Signore affinché auspice la Vergine Maria, Salus Populi Romani, voglia donare a così zelante pastore il premio eterno promesso ai fedeli operai del Vangelo. Ed in parte di cuore a Vostra Eccellenza, ai congiunti e a quanti partecipano alla celebrazione esempiale, la confortatrice benedizione apostolica. Unisco le mie personali espressioni di cordoglio, assicurando un particolare ricordo nella celebrazione eucaristica per il compianto preso. Amato cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità. Ottiene pietà e misericordia.
Riconoscerlo è condizione per stabilire verità nei rapporti con Dio e fare luce in noi stessi. Siete stati rigenerati da un seme incorruttibile, la parola eterna del Signore. Tutto è dono e tutto è vanità. Il libro del Coelho, composto da 12 brevi capitoletti, non è molto utilizzato nella celebrazione eucaristica. E questo perché le difficoltà di comprensione del testo e la molteplicità delle interpretazioni date su Coelho hanno sempre dato spazio ad una serie di domande e di problemi non sempre accettabili dalla cultura giudaica prima e successivamente dalla religione cristiana. Il nome Coelho deriva dall'ebraico e vuol dire colui che parla nell'assemblea. È il saggio, la persona sapiente che ascolta, medita e insegna. Talvolta c'è il pessimismo che però mai prevale sull'invito a cercare che cosa sia di bene per l'uomo nell'arco della vita. Infatti tutto ciò che nella vita ci è offerto è dono del Signore. L'uomo sapiente sa cogliere con gratitudine le opportunità di gioia e Dio gli concede durante la giornata. Ma nello stesso tempo tutto è vanità, è soffio, è qualcosa che si vanifica e fugge. Niente di tutto quello che l'uomo vede e possiede è in assoluto. Non vale la pena poggiare la propria esistenza su ciò che non è duraturo. La stessa natura educa l'uomo a non cercare appoggio su realtà provvisorie. Sole, vento, fiumi non soddisfano l'occhio dell'uomo. Ovunque si scoprono limiti, tutto passa e tutto è sempre uguale. Tutto ciò che l'uomo compie sarà sempre nei limiti dell'umano, limiti di capacità creative, capacità conoscitive. La conoscenza è per Coelho sempre frutto di esperienza, ma non tutto potrà essere conosciuto, perché non di tutto si può fare esperienza. Cari amici, Dio ha creato ciascuno di noi, ogni essere umano, per qualcosa molto più importante, per amare ed essere amati. Dio è amore ed è il Dio che ha messo nel cuore nostro il suo amore, perché nella vita ciascuno nomina coloro che incontra. È l'unico tesoro dell'uomo l'amore e questo non è vanità. Santa Teresa d'Avila, religiosa e mistica spagnola del XVI secolo, parlando di Dio afferma: Dio non è un problema da risolvere, è una persona da amare. Per incontrare questa persona occorre chinare la testa e pregare. Umiltà e preghiera ci faranno capire che tutto è dono di Dio. Tutto quanto passa davanti a noi è un polverone che può annebbiarci, ma non deve disorientare il nostro cammino nell'amore. Non lasciamo che prevalga in noi il sentimento doloroso di essere vissuti in vano. Dove c'è l'amore, c'è il paradiso. Il resto non serve. E se non serve, pensa,
ripeteva Santa Teresa di Calcutta. Gesù, negli occhi di Erode e nei nostri occhi. La fama di quanto Gesù compie giunge al palazzo di Erode, per cui l'Evangelista Luca riferisce ciò che lui aveva detto, e Giovanni, e Elia, e un antico profeta risorto dai morti. Ma Erode, da buon ellenista, come più tanti filosofi dell'Areopago di Atene alla predicazione di Paolo, non credeva alle storie della risurrezione. In carcere aveva fatto decapitare Giovanni, per cui il suo pensiero ora è su Gesù ed è curioso di incontrarlo. Cercava di vederlo. Non lo cerca nella fede, lo muove semplicemente la novità di ciò che di lui si dice e gli viene riferito. Lo incontrerà soltanto il giorno del processo, quando dovrà decidere se stare con lui o contro di lui. A quell'epoca non c'erano i mezzi di informazione che possiede la tecnologia contemporanea. Per fortuna non c'era. Avrebbero danneggiato il senso del messaggio cristiano, ed è tutto interiore. È un invito a seguire Gesù. È il vedere del silenzio e della contemplazione. È conoscere il mistero sulle orme del Maestro. Cari amici, e noi, cosa diciamo di Gesù? Come ci poniamo di fronte al mistero della sua presenza e risorto? In che modo i nostri occhi lo vivono? Chi è Gesù per noi? La nostra relazione con Gesù Cristo, mentre soffre talvolta la chiarezza, ci aiuta anche a vivere nella luce della fede. È una relazione di totale fiducia e di abbandono in lui. Se chiedo di indicarmi la strada a uno che non conosco e di cui non mi fido, non seguirò la sua indicazione. Invece, se mi rivolgo ad una persona fidata, mi basta un suo cenno per capire la direzione da prendere. Per il discepolo fedele, Gesù Cristo è la freccia direzionale che conduce a vedere e conoscere il Padre. Gesù Cristo è l'amico, il fratello, che propone a tutti i grandi valori da accogliere e da vivere: la fiducia reciproca, la comunione fraterna, una vita dimessa e nascosta, lontana dal sensazionalismo, un'esistenza aperta al perdono e alla misericordia, senza limiti. I doni che il Signore offre al singolo devono essere utilizzati per generare unità, e nella molteplice varietà dei carismi formare l'unico corpo di Gesù Cristo. Dopo aver ricevuto il premio Nobel per la pace nel dicembre del 1979 a Oslo, racconta il cardinale Comastri nel suo volume Ho conosciuto una santa, Madre Teresa di Calcutta passò da Roma e presso la dimora dei missionari della carità sul Monte Celi ricevette alcuni giornalisti. Ci fu uno che gli fece una domanda un po' meridina. Madre, lei ha 70 anni. Quando lei morirà, il mondo sarà come prima. Non vale la pena fare tanta fatica. Rispose: io non ho mai pensato di cambiare il mondo. Ho cercato
fiducia pulita nella quale potesse riflettersi l'amore di Dio. Nella sala si era creato un silenzio profondo e Madre Teresa riprese: cerchi di essere anche lei una goccia di acqua pulita e così saremo in due. È sposato? Sì, madre, lo dica anche a sua moglie e saremo in tre. Ha dei figli? Sì, tre. Lo dica anche a loro e saremo in sei. Ognuno di noi ha in mano un piccolo capitale d'amore e va investito per vedere colui che è l'amore. Così sia. Preghiamo. Apri le braccia della tua misericordia, o Signore, al nostro vescovo di Roma. Per questo sacrificio eucaristico dona a tutto servo e ha sperato nel Cristo e lo ha testimoniato davanti agli uomini, la comunione eterna con lui nel tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Al termine della celebrazione eucaristica e del suffragio del vescovo Girolamo, desidero volgere a nome della Chiesa di Civitavecchia Tarquinia sentite condoglianze ai familiari del defunto preso. Vi presente c'è il fratello Andrea e la cognata Elisabetta. E alle suore della Congregazione del Cuore Immacolato di Maria, che lo hanno accudito per con generosità e amore filiale. Varie persone mi hanno chiesto se e quando la salma giungerà in Italia e dove verrà sepolta. Non sono in grado di soddisfare tali richieste e resto anch'io in attesa di conoscere le volontà testamentarie del vescovo defunto. Un grazie al Santo Padre Francesco, che per mezzo del suo segretario di Stato ha voluto comunicare la vicinanza alla nostra Chiesa particolare con la lettera che Monsignor Vicario ha letto. Un grazie alla Chiesa di Cassano allo Ionio e al suo pastore, insieme ai vescovi del Lazio, che hanno voluto partecipare con un cordoglio accompagnandolo con la preghiera. In particolare, il grazie va alle loro eccellenze Monsignor Lino Fumagalli e Monsignor Gino Reale, che non hanno voluto mancare a questo momento di preghiera fraterna nella comunione dei santi. Un grazie, infine, a quanti si sono resi presenti con telegrammi o lettere di partecipazione al culto di questa Chiesa. In particolare grazie a voi tutti, autorità civili e militari, sacerdoti, diaconi, fedeli, ministranti nel servizio e nel canto. Dio accompagni il vostro ministero e lo renda fecondo. Su tutti scenda abbondante la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Padre e Figlio e Spirito Santo.